Il grafico e il graphic designer sono la stessa figura professionale? Secondo me no. Andiamo a vedere in questo video quali sono quelle che secondo me sono le differenze in base alla mia esperienza negli ultimi 10 anni. E voglio ricordarvi che nel nostro canale potete trovare centinaia di video sulla grafica e tanti tanti tutorial gratuiti sui software design. Quindi se siete interessati all'argomento dategli un'occhiata, adesso andiamo dritti al nocciolo del video. Ora, personalmente, quando penso a un grafico, penso a una figura che è un tuttofare, ovvero qualcuno che è in un'azienda e dà il suo contributo dal punto di vista degli elementi visivi e quindi magari per quanto riguarda i progetti che hanno a che vedere con dei loghi, della grafica stampata e soprattutto un approccio molto hands-on, quindi molto diciamo focalizzato sul risolvere un problema direttamente. Mentre invece se penso alla figura del graphic designer, penso a una persona con una certa formazione professionale e che tante volte può essere sia un freelance o anche un designer in azienda e che ha un approccio che è diverso rispetto a quello del grafico, ovvero considera tutta una serie di elementi e ha una metodologia per quanto riguarda la progettazione che va al di sopra di quella che può essere semplicemente la pura esecuzione. Quindi c'è una parte più strategica, c'è una parte più concettuale che viene curata da un graphic designer rispetto a un grafico che magari può solamente focalizzarsi sull'esecuzione stessa, però senza pensare troppo. Quindi è un po' come un tuttofare, come ho detto all'inizio del video. Almeno queste qui sono le mie impressioni quando si tratta di menzionare questi due termini. Poi ovviamente ci possono essere diverse opinioni a riguardo, diverse diciamo scuole di pensiero e modi di vedere la cosa. Quindi sarei anche interessato a sentire la vostra opinione. Quindi se voi siete d'accordo oppure siete in disaccordo con questa versione, fatemelo sapere nei commenti e sono anche curioso di sapere quali sono i prossimi video che volete che trattiamo sull'argomento di grafica in generale. E inoltre voglio ricordarvi che nel nostro sito troverete anche tantissimi centinaia e centinaia di articoli sulla grafica. Quindi se siete interessati a imparare il mestiere da zero o semplicemente fare un salto di qualità nella vostra carriera, sia il canale YouTube che il sito web potrà aiutarvi con tante tante risorse che sono completamente gratuite.